Oggi il buongiorno è un po' strano. C'è giuno. Non si mangia la coperta. Ha già tutto distrutto la coperta. Vabbè, lasciamo stare. Dicevo, mentre giuno distrugge la coperta, che oggi il buongiorno è un po' strano perché ieri ho cercato di registrare il vlog della giornata e alla fine non l'ho più registrato perché mi sono sentita non tanto bene durante il corso della giornata. Mi sentivo, cioè oggi per fortuna poi non mi sono di nuovo riammalata, faccio le corna, però ieri mi è arrivato anche un messaggio, devo controllarlo perché intanto vi avevo appoggiato su una mensola, però devo controllare perché sto per uscire a pranzo, quindi devo vedere se la Gloria, ah no. Ok, niente, era la Leti. E stavo dicendo, però voglio appoggiarvi da qualche parte perché, vabbè, in ogni caso, stavo dicendo, con lo sfondo del mio salotto, che ieri, appunto, non mi sentivo tanto bene durante il pomeriggio, quindi ho deciso di non continuare il vlog che stavo registrando e ho paurissima di riammalarmi, di starmi riammalando, perché, vabbè, il raffreddore non se n'è mai andato, però ieri proprio mi sentivo di nuovo debole, senza forze e anche stamattina, nonostante io comunque, cioè, non stia malissimo, infatti stamattina comunque mi sono svegliata alle 8, tanto ogni tanto controllo giuno per la coperta, mi sono svegliata alle 8, ho fatto colazione normalmente, mi sono truccata, ho registrato due video che presto vedrete, è filato tutto liscio, però ieri sera comunque ho preso l'aspirina per evitare che la cosa succedesse, che mi ammalassi e voglio prenderla anche adesso, prima di pranzo, comunque tanto tra poco mangio, perché ho paurissima per oggi pomeriggio, ma soprattutto per la sera, perché se deve venire la febbre viene di sera e io non voglio questa cosa. Quindi se durante il corso del vlog, no, questo vlog comunque lo faccio, non lo interromperò come ieri, perché ieri davvero di sera mi sono sentita poco bene. Oggi non lo interromperò, però se durante il vlog mi vedete un po' strana, è perché dentro di me sta succedendo di nuovo qualcosa. Spero di non ammalarmi come l'altra volta, perché poi sono stata 3 giorni a letto veramente senza forze, senza poter fare niente. Però oggi le forze un minimo le ho, infatti, come vi ho detto, ho registrato due video molto importanti, soprattutto uno che non vedo l'ora che voi vediate. E ora, giuro, mi sono vestita, diciamo, in modo molto semplice. Sono tornata sui colori del nero. Tante di voi mi hanno fatto i colori del nero, sui toni del nero, vabbè. Tante di voi mi hanno fatto i complimenti. Cos'è che ho qua? Ah no, è l'ombra delle ciglia. Vabbè, tante di voi mi hanno fatto. Tante di voi, non so parlare! Mi hanno fatto i complimenti nell'ultimo vlog per il maglioncino rosa che mi dava una bella luminosità al viso e tutto il resto. Bene, sono ritornata ai miei soliti colori, ovvero nero, bordeaux, labbra abbastanza scure e tutto il resto. In realtà mi piacciono entrambi gli stili, entrambi i colori, quindi faccio sempre un po' e un po'. Comunque anche a me piaceva un sacco, mi piacevano un sacco le labbra con lip gloss, sicuramente le farò di nuovo perché mi piacciono davvero tanto. Adesso però c'è una cosa che devo fare, ovvero trovare il mio portafogli perché l'ho perso, cioè l'ho perso. È qua in casa, però non so in quale borsa è. Io volevo usare questa borsa qui, ma non ha dentro quello che cercavo, ovvero il mio portafogli. E neanche questa borsa qua, che è l'altra borsa che uso spesso. Non ha dentro nulla, cioè ha dentro il biglietto di Lady Bird che siamo andati a vedere l'altra sera al cinema. Sì, Lady Bird. Ho un po' di monete, ma non ho il portafogli. E siccome tra poco devo uscire a pranzo, devo trovarlo per forza. Quindi adesso provo a cercare in camera e tiro su col naso perché devo soffiarmelo. Ok, per fortuna ho trovato tutto. Cioè no, in realtà non ho trovato il portafogli, ma ho trovato la carta che per fortuna non era nel portafogli. Quindi, boh, quando torno a casa lo devo trovare. Però per fortuna riesco a pagare il pranzo oggi. Perché altrimenti, cioè, era un casino, nel senso, certo, potevo chiedere alla Leti e alla Gloria. Ah, tra l'altro non vado solo con la Gloria, alla fine viene anche la Leti. Sì, ci vediamo ogni giorno, lo so. Però abitiamo vicinissime, quindi per noi è comodo se vogliamo pranzare insieme o quando. Perché poi la Leti studia, quindi non è che può ogni giorno. Però quando ci siamo tutte, ci vediamo. Anche la sera. Però era da tanto che non andavamo al sushi, quindi abbiamo deciso di andarci oggi che potevamo tutte, perché ci manca tantissimo e lo so che ho detto che mangerò in modo sano assolutamente. Infatti andiamo a pranzo, che è meglio della cena, e poi il sushi non è così pesante rispetto magari a una pizza, però cercherò di mangiare, cioè di fare le scelte più sane dal menù. Arrivate, la Gloria sta parcheggiando. La Leti si può vedere o no? Perché è appena uscita dalla palestra. Non
non per quello, non puoi vedere perché c'è i brufoli. Ok, la Leti non si può vedere perché ha i brufoli. Sappiate che c'è anche lei, ci sarà una voce fuori campo che è la Leti. Ok, ci siamo. Ci siamo. Borsetta alla mano. Devo dire la verità, oggi è una giornata di M, cioè nel senso il cielo è nuvoloso anche oggi. Per fortuna non piove e non nevica, ma io non ce la faccio più. Io voglio il sole, io voglio il caldo, io voglio la primavera, io voglio vivere una vita con il sole. Sto dicendo un sacco di cavolate. Comunque ci sono, le riprendo da dietro. Comunque siamo venute al nostro sushi di fiducia, quello in cui vendiamo sempre all you can eat. La tartar. La tartar non la prende nessuno. Non vedo l'ora di mangiare il sushi. Primo step, zuppa di miso. E qui invece sono arrivati dei roll. Buon appetito. Ecco arrivati i ravioli ai gamberi. Sì, gamberi. Il temaki, salmone e avocado. E poi guardate questi tiger roll con sopra, mi sa che è pistacchio. E dentro anche qui gambero. Poi qui abbiamo dei ravioli viola, cose già finite, cose già finite. E là ci sono un sacco di nigiri al salmone. Siamo venute un attimo al supermercato a prendere, a vedere se ci sono le mimose, visto che domani è la festa della donna. È domani, vero? Eh sì. Sì, giovedì. Giovedì 8 marzo. Giovedì 8 marzo, quindi controlliamo se qui al supermercato ci sono, perché la Gloria ha una pianta nel suo giardino, ma con questo tempo non è ancora fiorita bene. E quindi volevamo vedere se qua le vendevano già fiorite. È tutto vuoto, non c'è nessuno a fare la spesa. Di solito io vengo qua di sabato e c'è tutto il mondo a fare la spesa, mentre oggi è liberissimo, non l'ho mai visto così vuoto. Oddio, ci sono già le cose di Pasqua. Carine, ci sono, meno male. Eccole qua, tutto giallo. Non costano poco comunque. Strano ma vero, è uscito il sole, sono troppo felice. Anche solo per un attimo, ma non si vede, ah ecco, anche solo per un attimo, però in questo momento c'è la luce del sole che mi sta dando un sacco di carica, di energia, mi mancava un sacco. Mi sono soffiata il naso un po' troppe volte, infatti mi sa che pian piano andrà via tutto il trucco sul naso. Vabbè, tanto già vi ho avvisato che sto male, che ho il raffreddore, quindi se vedete il naso sempre più rosso perché mi sta andando via tutto il fondotinta, lasciamo stare. Qui si sentono rumori strani perché c'è la Leti che sta bevendo il suo primo bicchiere d'acqua. Praticamente, non so. Ah no, hai già bevuto però tutta la bottiglia. Ed è tanto che non la riprendo, eh. Ed è tanto che non la riprendo, ma faccio sentire solo l'audio. Oddio, se mi metto qua alla luce ci sono tutti i riflessi. Ma non si vedono. Comunque è a tema, cioè non so quando vedrete questo vlog, mi sa dopo la festa della donna. Però questa maglia è anche a tema perché c'è scritto girl power, ovvero la forza delle donne, il potere delle donne. Guardate da lontano la Gloria. Da lontano, da lontano la Leti. Dov'è? Eccola. Oh, è un regalo di Natale. Sì, è di Natale. Batten Bywell. Vai a vedere che lo tiene. Non so nemmeno se si trova un co... No. Dai, me lo spruzzica. Snowflakes and cashmere. Cashmere. Oh, vabbè. Oh, ma finalmente non pensavo che il cashmere fosse liquido. Un profumo. Scusa, vuoi spruzzarlo a me? Lo spruzzi, cioè, so, al tavolo. Ma senta che c'è poi il bicchiere spruzzato. Mi sa che ho spruzzato un po' di profumo nel bicchiere della Leti. Fa bene, tutto lì. Fa bene, fa bene. Purificante. Siamo nella stessa postazione che avevamo in un vlog dei Vlogmas a dicembre. Loro sono lontanissime perché non sono truccatissime e non sono nelle condizioni migliori. Cioè, non che io sia meglio, sì, sono truccata, ma ho sto naso tutto rosso. Vabbè. Comunque, mi è venuto in mente che siccome volevo dirvi cosa ne pensavo del film Lady Bird, siccome sono andato a vederlo con loro due, allora volevamo, cioè, ho chiesto loro se volevano dire la loro, così avete la recensione da parte mia, però anche il punto di vista di qualcun altro, visto che sulle storie di Instagram tanti di voi mi hanno chiesto: Cleo, ma ne vale la pena andarlo a vedere perché so che è stato candidato agli Oscar, bla bla bla, bla, bla. Quindi tutto è iniziato come? Noi siamo andate a vedere insieme Chiamami col tuo nome e abbiamo visto il trailer di Lady Bird e abbiamo detto: ah, curioso. È vero, no, però nel trailer si vedeva lui, no? Ma no, no? Ma noi
io e te, Letizia, prima di vedere chi era il tuo nome, manco sapevamo chi fosse Timothée Chalamet. E ma neanche esatto. io. Sì, lo sapevi. No. Noi abbiamo scoperto, no, scherzo. Comunque, abbiamo visto il trailer e non si vedeva che c'era Timothée nel trailer. Ci ha ispirato semplicemente il film Lady Bird. Dopo abbiamo visto Chiamami col tuo nome, ci è piaciuto come attore Timothée, e abbiamo scoperto che era anche il Lady Bird. Quindi, io non lo sapevo fino all'ultimo, eh. Ah, è vero, tu, io quando stavamo entrando nella sala, io le abbiamo detto: oh, c'è Timothée! E lei: ah, c'è anche Timothée nel film. Come direzione, esatto. E quindi Lady Bird è stato anche candidato agli Oscar, ma non ne ha vinto nessuno. E adesso vi diciamo che cosa ne pensiamo del film. Io sono d'accordo. Sei d'accordo che non abbiano vinto? Okay, non abbiano vinto. La trama. La trama è un po' banale. Senza spoiler, ragazzi, No, è una trama che si capisce dal trailer. È questa ragazza che vuole andare all'università di New York e lei abita a Sacramento. E lei non ha tanti soldi. Ed è scontenta perché dice che Sacramento è un paesino del cavolo. E lei non ha molti soldi, quindi si ritrova ad andare in una scuola privata non avendo molti soldi. Cattolica. Quindi è circondata da tante persone ricche. Lei è un po', appunto, si sente un po' in meno. E niente, si vede semplicemente la sua vita. Punto. Cioè, non è un film impegnativo. Diciamo che non è che c'è uno svolgimento della trama. Cioè, è non c'è un inizio, uno svolgimento, un problema, no. Una risoluzione. Cioè, il classico stile di vita. Cui viene sviluppata una trama. Il classico teen drama. Cioè, lei adolescente che vive la sua vita tra la scuola, gli amici, i primi amori, i genitori. Però noi ci siamo dette a metà film durante la pausa: cioè, sì, è la sua vita, però non sta succedendo nulla di avventuroso. O no, esatto. Rispetto a Chiamami col tuo nome, che comunque è sempre una roba tranquilla, non è un film d'azione, Chiamami col tuo nome. Però è molto più profondo, molto più. Sì, diciamo che non ha neanche grandi pretese questo film. No. Cioè, io non so cosa cerchi di insegnare. Perché comunque non è che c'è dietro un chissà quale ragionamento. È molto bella la fotografia, la scelta dei colori anche degli attori, perché sono tutti personaggi molto carini, no? Cioè rappresentano bene quello che devono. Non ci sono tanti, cioè sì, ci sono un po' gli stereotipi classici americani, però neanche così tanto. Cioè finalmente la protagonista non è la classica sfigata che non è voluta da nessuno, bruttina così. Cioè, è una che ha un po' le palle. Cioè, anzi, lei pensa anche di essere meglio. Esatto. Un po' egocentrica, cioè non è la classica tipo alla High School Musical. Tipo Jenna Hamilton. Chi è? Quella di ieri non è super. Ah, ok. O anche tipo High School Musical: se sei egocentrica sei cattiva, se sei umile sei buona. O Amy Jurgen. Quella della vita segreta di una teenager americana. Comunque sì, la protagonista è bello che il fatto che non sia lo stereotipo della protagonista timida e bruttina e un po' molle, ma ha le palle, cioè così per dirlo. Non so se mi bloccheranno il video perché ho detto che ha le palle, però vabbè. Di Natale. Sapendo che era gli Oscar ci aspettavamo di più. Cioè ci ha alzato troppo le aspettative il fatto che fosse nominato, sì. No? Comunque diciamo i voti finali anche. È vero, abbiamo anche detto i voti finali. No, e poi voglio dire il cast così. Il cast, cioè lei è stata nominata come attrice protagonista migliore insieme a Meryl Streep, insieme a signore proprio del cinema, quindi. E secondo noi, cioè secondo noi è brava, non è che fa schifo, non è che ce ne intendiamo di recitazione, però vederlo con occhi così, come dice Maria De Filippi, senza saperne nulla, cioè non è che proprio si meritava chissà quale nomina agli Oscar, no. Però diteci voi. Diteci voi se l'avete visto, se siete curiosi di vederlo. Io personalmente vi do il voto, io gli ho dato 7, perché comunque per quanto riguarda il teen drama a me è piaciuto, me lo rivedrei tranquillamente a casa. Ecco, forse non è che dovete per forza andare al cinema a vederlo, cioè potete sì, vederlo anche a casa. Grana, quindi non è che c'è una grande sì, qualità. Esatto, c'è l'effetto grana, quindi vintage. Sì, è ambientato all'inizio degli anni 2000. Voi che voto date? Ah, io ho dato 4. Anch'io 4. 4 e 4. 4 non posso vedere 5 per la presenza di Timothée Chalamet. Vabbè. Comunque invece, Chiamami col tuo nome. Chiamami col tuo nome, stavamo per rivederlo. Stavamo per rivederlo. Chiamami col tuo nome, invece siamo felici che abbia vinto un premio Oscar. Ne ha vinto uno. Sì, il premio alla sceneggiatura. Esatto, tratta dal libro. In ogni caso, ora volevamo rivederci Chiamami col tuo nome, ma in lingua originale, perché l'abbiamo visto al cinema in italiano. Magari lo vedremo oggi o comunque lo rivedremo, perché quello ci è piaciuto invece tantissimo. Questa era la nostra recensione di Lady Bird. Ecco voi. Anche se sì, esatto, così. Trampa da tagliare. Ma sì. Oddio, non trovo il tasto del computer.
è andata via un attimo la corrente, quindi devo riaccendere il computer. Spero di non aver perso i video che stavo montando, ma non penso, perché si salvano automaticamente, però mai dire mai. Aiuto questo naso! Non posso proprio nascondere il fatto che io abbia il raffreddore. Vabbè, fa niente, ve l'ho già detto 200.000 volte. La cosa sta peggiorando, tra poco mi strucco perché veramente sta peggiorando fin troppo. Comunque la Leti e la Gloria se ne sono andate. Abbiamo guardato un po' di, appunto, Chiamami col tuo nome in lingua originale in TV. Giuro, tutto a posto? Ok, però non l'abbiamo finito perché comunque dura più di 2 ore. Quindi penso che magari venerdì nel weekend venga qui. Penso che, ma ragazzi, lasciamo stare, non so parlare, lo so, ma non avete idea di quanto mi faccia male la testa. Però appunto nel weekend io e la Leti penso che lo finiremo. Tanto tutte l'abbiamo già visto al cinema, quindi era solo un modo per riguardarlo. Sicuramente quando uscirà il DVD lo prenderò di sicuro. Ma c'è una cagnolina qui che vuole parlarvi. Ciao Giuno. Non mi leccare. Ma che bella che sei. Ma oddio, chi è? Chi è? Sto portando su di sopra un po' di prodotti, di pacchi che mi sono arrivati in questi giorni, che ovviamente è molto più comodo tenerli in salotto perché mi arriva il pacco e lo porto appunto in casa, in salotto. Però poi, ok, non riuscirò mai a fare tutto insieme. Vediamo se riesco ad appoggiarvi. No, non riesco, vi devo... Ok, ce l'ho fatta ad accendere la luce. Ma di nuovo? È scesa di nuovo la corrente. Vabbè, non importa. Ora tornerà su, anche se non vedo niente perché ho in mano troppe cose. Cercherò di fare in modo di appoggiare qualcosa da qualche parte. Luce tornata. In questi giorni che ha nevicato, ha fatto freddissimo, ci sono stati un sacco di problemi in casa, tipo non andava l'acqua calda, appunto adesso è andata di nuovo giù la luce. Vabbè, adesso è tutto a posto. Intanto, come vedete, mi sono messa qui a letto. Non ho ancora cenato perché sono le 19:20 e di solito ne mangiamo verso le 8. Però mi sono... Oddio, si vede la macchina fotografica che ho usato stamattina per registrare i video. Però mi sono messa un po' in camera perché comunque oggi, nonostante non mi sentissi benissimo, ho vissuto la giornata normalmente. Quindi adesso che è sera ovviamente sale un po' la cosa, la debolezza. Quindi cerco di stare tranquilla. Infatti adesso volevo anche andare a struccarmi. E stasera è mercoledì, quindi non c'è nulla in TV di particolare, se non sbaglio. Domani, che è giovedì, c'è la finale di... Intanto i miei piedi. C'è la finale di Master. Chef, non vedo l'ora di guardarla perché ho seguito anche quest'anno in modo molto appassionato tutta la stagione, quindi non vedo l'ora di vedere come finirà. E già che ci sono, prima di andare a struccarmi, volevo parlarvi di questa cosa. Cercherò di essere veloce perché penso che con la recensione di Lady Bird abbiamo già parlato tantissimo. Però ho visto sotto gli ultimi vlog che alcune di voi mi hanno chiesto come mai nei vlog non inizio più dalla mattina appena mi sveglio, oppure non riprendo proprio fino a che non vado a dormire, e quindi i momenti in cui io magari sono anche struccata. Perché per esempio nei vlogmas, o comunque in passato nei vlog che ho fatto, mi sono sempre mostrata sia truccata che struccata senza alcun problema. E ci tenevo a dire questa cosa perché purtroppo è qualcosa che mi dà molto fastidio. Cioè, non che mi commentiate, una cosa che mi dà fastidio molto in questo periodo è far vedere la mia pelle com'è in modo naturale. Certo, adesso non è che il trucco è nel migliore dei modi come stamattina, quindi si intravedono un po' le imperfezioni, ho il naso rosso e tutto il resto, però sicuramente non è nelle condizioni reali senza trucco che la mia pelle ha, appunto, quando sono struccata. Quindi il motivo per cui non mi mostro struccata è perché sono davvero davvero davvero, come si dice in italiano, aspettate che devo ragionare in italiano, sono davvero insicura, se così si può dire, riguardo la mia pelle in questo periodo. Cioè, rappresenta una mia grande insicurezza mostrarmi struccata, perché voi lo sapete che è da almeno 2 anni che soffro di, se non 3, che soffro di acne ormonale, quindi che non riguarda l'alimentazione. Certo, poi tutti i fattori vanno messi insieme, però io sono proprio andata dal dermatologo, ho fatto anche una cura e la, diciamo così, mi ha visitata, e la visita alla fine, la conclusione è che appunto dipende dagli ormoni. Siccome non è una cosa che passa da un momento all'altro, ci sono periodi in cui la mia pelle è più bella e periodi in cui la mia pelle è più brutta. In questo periodo
periodo sta dando il peggio di sé. Magari non si capisce perché adesso sono truccata, e invece vi assicuro che è struccata, la situazione è davvero, davvero pesante. Anche perché io per prima, lo ammetto, sono una che poi i brufoli se li tocca, perché odio dover aspettare che siano l'ora d'andarsene. Però, visto che è da 3 anni che soffro di acne, ovviamente ho imparato anche a frenare questa mia voglia di toccarli, perché so che non va bene e io più di tutto voglio che l'acne se ne vada. Ho provato tantissimi prodotti, sia appunto farmaceutici, medici, medicinali, dal dermatologo, sia dei prodotti più soft di 1000 marche diverse. Ho seguito rimedi naturali, appunto ho provato sia marche bio naturali sia più strong. Sono andata in farmacia, sono andata dal dermatologo, ho visto video su YouTube, ho seguito consigli di amici, parenti, qualsiasi cosa. E comunque ancora la mia pelle non dà segni di miglioramento, nel senso che sì, ci sono periodi in cui è più bella la pelle, ha meno imperfezioni, sembra che tutto stia passando, ma poi ricade di nuovo nell'acne. E in questo periodo veramente non ce la faccio a vedermi struccata, cioè proprio è una cosa che non riesco, nel senso che quando mi metto poi a editare un vlog, se mi vedo struccata sullo schermo mi viene voglia di cancellare il vlog, non lo voglio pubblicare. E so che non è una cosa bella che io vi dovrei dire, siate voi stesse, fregatevene se avete qualche brufolo, qualche imperfezione, siete belle al naturale e tutto il resto, però voglio anche essere sincera con voi e non voglio dover dire cose solo perché devo, perché mi stanno seguendo tante persone, ma voglio dirvi la verità, ovvero che in questo periodo non ce la faccio a vedermi con tutta quest'acne, che poi lo so che ci sono persone che ovviamente stanno peggio di me, però è anche brutto doversi confrontare con chi sta peggio, cioè io non voglio sentirmi meglio perché c'è qualcuno che sta peggio di me. Quindi è ovvio, sono conscia del fatto che l'acne non è il problema mondiale, peggiore al mondo, la cosa più brutta che mi possa capitare, però purtroppo io ce l'ho da 3 anni, sto facendo di tutto per mandarla via e purtroppo sembra non volersene andare, in particolare sulle guance, in questa zona è davvero brutta, perché se ci sono qualche brufoletto sul mento o sulla fronte è anche una cosa normale, ogni tanto capita a tutti, però avere fissi tanti brufoli tutti in questa zona può creare insicurezze. Sicuramente chi magari si trova nella mia stessa situazione o si è trovato mi può capire. Quindi non so se questa cosa l'hanno notata tutti oppure ve l'ho fatta notare io adesso, mi è arrivato un messaggio da mio papà che è pronta la cena, però volevo parlarvi di questa cosa perché sono io per prima conscia del fatto che mi sto mostrando solo truccata negli ultimi vlog, e sicuramente è un modo diverso di mostrarmi rispetto magari ad altri vlog in passato dove sì, mi mostravo tranquillamente anche struccata. Ovviamente vi farò sapere come andrà avanti e spero voi mi capiate se in questo periodo i vlog sono fatti così. Comunque ora andrò a mangiare e mangerò qualcosa di sano, perché oggi ho mangiato sushi a pranzo ma mi sono abbastanza contenuta, non mi sono riempita chissà quanto. A merenda ho mangiato una banana, quindi per quanto riguarda l'alimentazione sta andando benissimo, anche con i video sta andando benissimo, perché oggi è uscito un video sul canale principale e bellissimo, tra l'altro, perché faccio una trasformazione ai miei capelli, diventano rosa, quindi se non l'avete ancora visto è online sul canale principale. E come vedete stanno uscendo tantissimi video, tantissimi vlog e tantissime foto, perché sono stracarica, ho tanta voglia di fare, ho tanta voglia di condividere, e quindi spero che anche il vlog di oggi vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo. Buonanotte! Muah!